Beccati cosa fa Phil Collins. Amico, oggi voglio provare a ricostruire e a spiegarti tecnicamente questo clamoroso Phil, scusa il gioco di parole, di Phil Collins, tratto dal live con i Genesis del 2007 a Roma. Questa è Third of Fifth ed è una richiesta che mi è stata fatta più volte, devo dire, tramite mail, commenti da iscritti alla mia community, quindi sono ben felice di spiegarti come funziona. Teniamo presente che imparare un Phil di questo tipo non ci serve solo per suonare questo Phil nello specifico, ma sempre per imparare un concetto, per imparare qualcosa che tecnicamente ci può migliorare, qualcosa che possiamo utilizzare effettivamente nella nostra musica. Anzi, ti invito a lasciare un commento, a scrivere magari un feel, un lancio che ti piace, qualcosa di clamoroso che vorresti venisse spiegato, sicuramente lo prenderò in considerazione. Ma ora partiamo con l'analisi, ora te lo risuono al tempo originale e poi te lo suono al tempo dimezzato, così puoi capire esattamente che cosa succede. Ora che l'hai sentito a metà velocità, ti tornerà più semplice capire come deve essere eseguita. Avrai notato che è tutto basato su questa alternanza tra la mano che fa due colpi e il piede col pedale singolo che fa due colpi e il piatto che si inserisce con degli accenti. A chi suona già da un po' di tempo potrebbe addirittura sembrare semplice, ma finché non lo suoni, così è successo per me, perché oltre a questa difficoltà tecnica di suonare a 88 bpm, che è il tempo che io ho rilevato che ha usato Phil Collins in questo live, c'è la grande difficoltà soprattutto di riuscire a far sentire distintamente tutti i suoni, quindi è molto facile essere imprecisi. Ti dico come l'ho imparata io e come peraltro ti consiglierei di fare se fossi uno studente qui con me. Allora, prima di tutto puoi scaricare la partitura PDF con la notazione completa, trovi il link in descrizione, ma non fossilizzarti troppo sulla partitura. Cerca di memorizzarla, questa è una battuta di Phil, quindi basta memorizzare un po' la melodia, non ci vuole troppo, non fissarti troppo a tenere sempre il collo di là. Seconda cosa, comincerai a lavorare a un BPM non estremamente lento. Perché? Perché quello che ti ho fatto vedere prima a metà velocità, di fatto non sono ancora colpi doppi con la mano o col piede, ma sono due colpi singoli, cioè... Mentre quando mi avvicinerò al tempo originale dovrò attivare quelle tecniche che mi permettono effettivamente di utilizzare i colpi doppi. Con le mani, ad esempio, io come cerco di ottenere colpo doppio? Con la tecnica che molti hanno studiato, dove tendo ad aprire le dita e con un mix di dita e polso cerco di dare due colpi, uno conseguenza dell'altro. Potrai notare come la tensione delle pelli dei tom incide. Se le pelli molto lente è difficile riuscire a far suonare bene i colpi doppi, sul rullante, su un pad è molto più semplice. Io ho cercato anche un po' di avvicinarmi al suono, all'accordatura di Collins, ma comunque non è facile veramente far sentire due colpi belli definiti. Per il piede stessa cosa, non suono più due colpi con la pianta come ho fatto prima, ma io nello specifico tendo a usare la tecnica slide, dove il primo colpo parte più indietro sulla piastra del pedale, mi basta appoggiare la pianta del piede, e il secondo colpo invece spinge in avanti per dare l'accento, quindi questo. Lo scopo è arrivare a... E quindi vado a creare un loop, per ora la mano sinistra non la uso, uso solo la destra, a 65 bpm, dove alterno singoli mano e piede. Quando ho preso confidenza vado a inserire anche la mano sinistra, che suona solamente degli accenti. Bella sta cosa, molto creativa. Penso che ognuno di noi, se avesse creato un film del genere, l'avrebbe fatto a due mani molto più comodamente. Invece Phil Collins ci mette anche il piatto, questa è una cosa interessante.
Da qui in poi mi basta, sempre facendo attenzione al suono, alla compattezza del suono e alla suddivisione delle note, che sia bella precisa, aumentare gradualmente il BPM fino a avvicinarmi al tempo obiettivo, che è di 88 BPM. Quando ci arriverò, magari ti conviene andare anche un pochino oltre, studiarlo due o tre punti più veloce, in modo che quando lo suonerai al tempo originale ti risulterà un pochino più semplice. Ora, per esempio, lo provo a fare a 90 BPM. Non abbiamo imparato solamente un film, abbiamo lavorato su un concetto tecnico e anche di indipendenza, e così vale per tutti i video che ho dedicato ai film, che ho raccolto in una playlist, trovi il link in descrizione, dove ci sono studi tratti da vari batteristi che amo e che ho seguito negli anni. Se invece vuoi approfondire di più lo studio della creatività con un corso completo, puoi venire a dare un occhio al mio corso che si chiama Feel Control, lo trovi nella mia scuola online su corsi.suonarelabatteria.it. Quello che hai visto in questo breve intro è solo una goccia nell'oceano di creatività, di talento, di arte, di emozioni che ci ha lasciato quel genio musicale di Phil Collins. Spero che ti sia piaciuto. Se è così, lasciami un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!